Oddio, qui dentro ti viene il volta stomaco. Provo a entrare anch'io. Mettimela un po' sulle mani. Ragazzi, ormai l'estate è iniziata da mesi e io sono ancora bianco, pallido come il latte e diciamocelo, potrebbe andare meglio. Infatti siamo tutti quanti qui riuniti per migliorarci l'estate, perché come molti di voi sapranno i life hack ci aiutano in ogni ambito. Mi raccomando, se guardate spesso i nostri video, iscrivetevi al canale, che ci date una mano ad arrivare a 2 milioni di iscritti. Dobbiamo arrivarci, assolutamente. Considerate che il 50% della gente che ci guarda non è ancora iscritta, quindi io... Cioè, ti rendi conto che se tutti si iscrivessero così in un colpo saremmo già 2 milioni di iscritti. È pazzesco. Detto questo, direi di cominciare a guardare qualche life hack per migliorarci l'estate. Eccoci qua. A freddo. Perché l'acqua è fredda. Quindi cosa fa? Prende del biadesivo, del nylon. Oddio. Cos'è sta roba? Come cos'è? Li lasci lì per un quarto d'ora. Hai l'acqua calda. E l'acqua è calda. Vecchio, cosa credi? Butta tre robi e via. In un quarto d'ora da fredda passa calda, ragazzi. Come minimo, secondo me 4-5 gradi aumentata con la piscina. Ragazzi, so che non sembra, ma in questo momento David sta per andare a scaldare la piscina. Assolutamente. Allora, in teoria dovrebbe essere anche abbastanza easy, cioè... Ma non è abbastanza grande. Ma chi è che ha scelto le dimensioni? Ma è errato! No, ma no, puoi aprirlo ancora, ma allora sei errato! Allora, biadesivo. Ho deciso che andrà lì e uno andrà anche qui. Boom! Il mio grosso dubbio è la quantità. Cioè, se ci fosse un telone nero per tutta la piscina, ti dico ok. Tre cose così. Adesso come faccio? Così tipo? Sì, ma attaccaglielo a caso. No! Ok. Boom. Adesso mancano i pool noodle attorno per farlo galleggiare. Ah, adesso si apre così e in teoria... Guarda qua. Boom. Entra. Eh? Ok, adesso devi farlo altre 12 volte. No! Che palle, vecchio! Siccome mi sto annoiando a riprendere questa cosa, adesso farò un po' di ripresa alla Spielgarb. Quindi beccatevi questo montaggio da Hollywood. Ecco qua, e anche l'ultimo è fatto. Andiamo a fare una reazione termonucleare all'interno della piscina. La temperatura della piscina attuale abbiamo misurato che è 30,1 gradi. Quindi adesso buttiamo queste incredibili cose e poi vediamo dopo quanto cambia. Perché io sei pazzo, mi sento un criminale. Ci sono tutti i vicini che secondo me ci stanno guardando dalla finestra. Sono di nuovo. Gli stiamo scaldando la piscina. È un life hack, ragazzi, è un life hack. Adesso non ci resta che aspettare un quarto d'ora e vedere il cambiamento della temperatura dell'acqua. Però nel frattempo direi di non aspettare qui 15 minuti ma andare a fare un altro life hack. No, cosa fa? 24 ore in una carriola. Ecco qua. Beh, ma non è così stupida come idea. Cioè, esistono le sedie, però può essere che le carriole siano più comode delle sedie. Abbiamo un cuscino, abbiamo un telo e adesso stiamo per prendere un'incredibile carriola direttamente dal 1200. Facciamo vedere innanzitutto la qualità della ruota. Abbiamo appena fatto il cambio gomme estivo, quindi è perfetto. Io vedo già che non è molto stabile. Secondo me perché bisogna metterlo più... Ecco, qua lo vedo già più stabile. Ok. Prego. Ulala. Attenzione, perché non sembra malaccio. E questo dove andava? Dietro. Ali. Ma è troppo grande, vecchio, non ci sto io. Che cuscino abbiamo preso? Non va bene, dai, mi siedo senza, tanto io sono... No, ti prendo... No, adesso facciamo le cose fatte bene. Questo è più professional. Ok, perfetto. Vediamo, momento della verità. Vecchio, sembra comodo vederti. È comodo, Cioè, vi giuro, raga, è comodo. Ma questa è la rivoluzione dei cantieri. Ma effettivamente sembra comodo, ma poi è ergonomico. Ma prova. Vecchio, è comodissimo. Cioè, non ha senso. Le sedie più comode del mondo sono le carriole. E anche oggi abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Questo life hack, incredibile, approvato. Sono passati 15 minuti, direi di andare a vedere la temperatura dell'acqua. Prova a sentire la superficie di uno se è caldo. Ustionante quasi. Davvero? Senti? Ma non è vero. È freddo? Ma infatti non stavo capendo. No, allora al punto in cui tocca l'acqua è freddo. Sopra qua è caldo effettivamente. Toccando quel robo, secondo me la temperatura non è cambiata. Secondo me ti stupirà. 30,2. 30,2. Vecchio. Questi cosi qua. Può essere però che qualcosina.
Allora, se posso essere sincero, io non ci credo che hanno alzato la temperatura di tutta quest'acqua qua. Secondo me è più probabile che il sole l'abbia alzata semplicemente perché è passato un po' di tempo. E come facciamo però ad avere la sicurezza di questa cosa? Allora, io direi così. Valutate voi, ragazzi, se per far aumentare di 0.1 gradi la vostra piscina vale la pena mettere dei sacchi della spazzatura all'interno. Scelta vostra. Può essere. I pesci non stanno a bocca. No! I pesci non stanno a bocca. E quindi anguria. Cos'è? Una trappola. Quella la lasci in acqua. E fammi indovinare. Eccoli. E per pescare. Cioè attiri i pesci con quello. Beh, io direi che un tentativo lo possiamo fare. Ecco qua la nostra anguria. Bella pesante, fresca. Quindi la prima cosa da fare è creare la trappola per pesci. Quindi devo tagliare il sopra e il sotto. Oh, ma quanto è difficile tagliare l'anguria. Ma perché infatti nessuno le taglia così. Vecchio, cosa vuoi che entri in sto buchetto? Ma cioè, è tutta buccia. Cioè, anguria schifosa. Vecchio, ti lamenti che non riesci a tagliare l'anguria? Sei te che non sei in grado. Vabbè, taglio più in qua, ok. Ecco qua, abbiamo la nostra anguria. Adesso devo svuotarla. Dai, mi hai schizzato tutto ovunque. Fari tuoi, sei nel raggio d'azione dell'IFAC. In teoria dovrei arrivare dall'altra parte. Ecco qua. Eccolo il buco. Il foro. Allora, l'anguria, come vedete, è pronta. È arrivato il momento di mettere degli stecchi. Il concetto è che devo metterlo da fuori verso dentro. Mi raccomando, lascia un po' di spazio dentro per i pesci, però. Cosa vuol dire per i pesci? I pesci mica vanno in mezzo. E che non funziona. Sta diventando sempre più cattiva sta anguria. Se io fossi un pesce non c'entrerei mai lì dentro. Là, guarda qua. Vecchio, terribile. Adesso devo tagliare queste parti esterne e poi ci siamo. Madonna mia, è volato sto coso. Bisogna stare vecchio, fa come un cautela. Fatto! Bene, direi di andare al lago a vedere se funziona. Perché c'è una barca a riva. What? Ma noi siamo venuti a fare il life hack. Questo è il nostro spot del life hack. E c'è una barca. Perché se c'è una barca sicuramente ci sono i pesci. Ah, ci mettiamo a pescare vicino al relitto. Ma vecchio, ma guarda che ieri non c'era. Stanotte. Ah no, ieri col temporale. E ieri col temporale è arrivata qua. Ma ieri ragazzi c'è stato un temporale pazzesco. Vabbè, ma posso dire che non è messo molto bene. Sì, effettivamente sembra qui da mesi, però secondo me devi metterlo tipo lì nell'angolo. Ma così? Nel life hack usciva. Perché il problema qual è? Guarda, te lo faccio vedere secondo me. Cioè se io lo metto, cioè non sta fermo. Da vecchio, ma va via. No, non possiamo lasciarla così. O che la metto qua, tipo scavo un po' sotto, faccio così. Ecco, eccola lì. È abbastanza ferma, no? Vecchio, secondo me ha già catturato qualcosa. Vecchio, ma ci sono dei sassi? No, sono pesci quelli. Pesci roccia, famosi e gustosi. Vabbè, lasciamola qua. Va a cagare, non funziona. Ma basta. Secondo me lì dal canneto ci sono meno onde. Vecchio, quello è lo spot perfetto. Se qua non catturiamo qualcosa non so dove. Qua prenderemo la cena. Nel frattempo che la nostra esca anguria prende un po' di pesci, direi che noi possiamo andare a fare un altro life hack. Arriva la zanzara. La zanzara. Il problema principale dell'estate. Eccoci qua, hai capito? Cioè questo è un modo per farsi i grattini tipo. Che grattini? Questo è per sopperire al bisogno di grattarsi una puntura dietro la schiena che non riesci a raggiungere. Perché giustamente la schiena fai fatica a arrivarci. Adesso è pieno di zanzare, abbiamo il metodo perfetto. Direi di partire facendo una simulazione. Che fermo! Occhio! Stai attento! Ah, ma sei normale! Avevi una zanzara! No, c'hai una puntura grande così. Allora, tieni. Guanto. Guardatelo, gonfia e poi gira. Ci serve dello scotch per attaccare questo. Ok, legato. Vediamo. Adesso questo dobbiamo legarlo qua così. Ok, beccati qua. A posto così? Sì. Ragazzi, la nostra massaggiatrice è pronta. Allora, io sono qua. E tu devi posizionare il ventilatore di conseguenza. Ok, sei pronto? Sono prontissimo. Eccolo! Eccolo! Il movement! Sì, ma non si muove la mano. Aspetta. Eccolo! Eccolo! Ti giuro non sento niente. Vecchio, che movimento. Io sono sicuro che ti sta grattando in una maniera pazzesca. Ti giuro non sento niente. Vecchio, ma proprio zero. Ragazzi, questo è il life hack della vita. Fatelo tutti. È passato un po' di tempo. Abbiamo lasciato la nostra esca in mezzo al canneto per vedere se riusciva a pescare qualcosa. Direi che è arrivato il momento di vedere il risultato. Andiamo qua a vedere quanti pesci abbiamo preso. Com'è andata la pesca? Caccia grossa. Un po' magra. Zero assoluto. Un po' di sassi. Ma abbiamo no, qua. Io vedo del grigiume lì dentro. Ma sono sassi e sabbiolina. Come ci immaginavamo, non funziona sta roba. Per chi di voi ha gli occhiali, adesso vi rivoluzioneremo la vita totalmente. O meglio, non noi.
noi, ma 5 minute. Quando dovete togliervi gli occhiali e non sapete dove metterli, ecco, c'è questo life hack che vi permette in maniera incredibilmente agile di poggiarli sulla fronte. Ci avete mai pensato? Adesso lo testeremo se effettivamente funziona oppure no. Ecco voi ragazzi, il gancio adesivo. Vediamo innanzitutto la fase 1, ovvero si attaccherà? Si è appiccicato bene. Adesso lo sto premendo. E voilà. Eccolo. Eccoci qua. Il top model. Il top model. Sembra una divinità. Vediamo se posso anche muovere le sopracciglia. Rimane attaccato. Sembro un idiota. È che io sono pericoloso con questo. Ah, sei un rinoceronte. Andiamo fuori all'esterno. È vero. A far vedere al mondo. È vero. Quindi mi metto gli occhiali. Eccomi qua. Come vediamo, non disturba. Non è un problema. Ma sai che sembra parte dell'outfit? Davvero? Ti giuro. Sì. Sembra stiloso. Cioè, e se io vedessi un tipo in giro così, darebbe un po' nell'occhio, ma non sarei lì. Ma quello lì è proprio un idiota. Saresti dire, quello è un figo. Ti dirò, dopo che passa un po' di tempo, ti scordi di avere questa roba a te. Cioè, io non la sento più, ormai è parte di me. Adesso, però, io sono fuori, ho gli occhiali da sole, me li voglio togliere. Normalmente li tolgo e sono lì. No, no, panico, non so dove metterli. Adesso, però, posso fare questo. Sei pronto? Vai. L'hai mancato? No, no, perché l'hai messo sopra. Allora, è difficile da beccare, effettivamente. Questo è un primo difetto. Bisogna, è questione di esperienza. Li faccio così. Perché lo continui a mancare. Ma dov'è? Ma non riesco a metterlo dentro. Oddio, è vero. Non riesco. Non è della dimensione giusta. E così non è su. Vabbè, così in realtà funziona. Funziona. Vediamo se con altri occhiali si aggancia. Questi vanno! Funziona! Sì, funziona! Allora dipende dall'occhiale. Se posso dire, però, secondo me, io tipo che sudo molto, se inizio a sudare dalla fronte mi si stacca dopo 3 secondi. C'è solo un modo per scoprirlo. Eccoci qua, ragazzi. Funziona benissimo. No, però io sento che un po' si sta staccando. Devo andare fuori perché qua c'è troppo fresco. No, ti si sta staccando a bestia, Davvero? Sì, un botto. No, però non è male. Potrebbe essere più stupido. Sì, ma non ha senso che se inizia... Ecco, cioè se inizia a sudare si stacca. Effettivamente non ha molto senso. Si è addormentato e si è scottato. Ecco, ok, qua. Per me è un grosso problema perché ho la pelle chiara, quindi vediamo. Oddio santo, cosa fa? Amazing. Ah, cioè per l'abbronzatura? Per controbilanciare, capito? Quante volte è capitato di ritrovarsi d'estate ad avere l'abbronzatura da muratore? E nessuno ci ha mai pensato a questo. È geniale. Ragazzi, non so se si vede in questo momento perché sono pallidissimo, però c'ho un po' già l'abbronzatura da muratore, nel senso che qua sono un po' più bianco che qua. Quindi ci verrà in aiuto l'alta moda di 5 minute. Ecco qua, abbiamo questa maglietta arancione a maniche lunghe, quindi devo tagliare la manica fino a qua praticamente, giusto? Devi tagliare le maniche. Oh, la forbicina sta tagliando, Ecco qua, prima manica fatta, seconda manica, ho tagliato le due maniche e adesso mi manca il colletto. Mamma mia ragazzi, dovrei proprio avere un mio negozio. Ho le due maniche, ho il colletto, direi che è arrivato il momento di andare a prendere un po' di sole. Direi che questa è una zona più che perfetta. Primo step, far vedere al mondo il mio pallore. Eccomi, scintillante. Direi di metterci come prima cosa il colletto. Perfetto. Perfetto. E adesso ovviamente le maniche. No, sto tessuto fa un caldo bestiale, tra l'altro. La mia forma definitiva. Io sono l'antimuratore. Il nemico numero uno dei muratori. Eccolo qua, lo youtuber. No, fa schifo, fa schifo. Ci sono le maniche che non stanno su. Più che altro se resto così mi abbronzo solamente qua, ok? Però sto colletto. Il colletto è per... non lo so. Ma poi io che l'ho tagliato tutto quanto storto. Cioè mi viene l'abbronzatura tutta quanta. Esatto, esatto. Posso dire che effettivamente sembri il proprietario di quella barca lì. La sabbia scotta. Quindi la soluzione per la sabbia che scotta. Esatto. Perfetto. Cioè si crea delle ciabatte. Queste sono le ciabatte più belle del mondo, oserei dire. Ma perché non si prende delle ciabatte? No, se le crea è molto più semplice. Ma non ha senso, non ha senso. È da un po' di tempo che non ci mettiamo a fare delle ciabatte. Effettivamente è passato un po'. Ok, io ho fatto. Tac! Eccoli qui! Quello lì è da collegare alla corrente, facciamo i buchi. Questa è la ciabatta a sinistra. Sì. Giusto, quindi il pollicione è verso destra. Dai, lo metto qua io. Vediamo. Oddio! Madonna mia, se è veloce! È pazzesco quanto semplicemente ci entra. Guarda che precisione, che arte. E voilà! E qua abbiamo fatto i buchi. Adesso mettiamo gli spaghi. L'obiettivo è creare questi anelli e poi dopo entrarci dentro con lo spago, meglio col laccio, e niente, legarsi poi al piede. Tac! Ecco qua. L'anello così
così l'abbiamo creato di qui. Il problema è come rimane qua l'anello. Dobbiamo fare un nodo. Fai un nodo. Vediamo. Vecchio, che palle. Che palle fare i nodi. Ok, perfetto. I tre loop li ho fatti. Adesso metto il laccio. Guarda qua. Ragazzi, teoricamente abbiamo fatto le nostre ciabatte. Adesso non ci resta che andarla a testare. In questo momento ci sono tipo 36 gradi. C'è la sabbia, secondo me, è rovente. Ma direi di effettivamente testare se scotta così tanto. Prima devi vedere se riesci a starci a piedi scalzi. La sabbia è effettivamente calda. Allora, se io sto fermo, inizia a scottare. Dammi queste bellezze. C'è la sabbia calda, però effettivamente non è così tanto rovente. Ma fa stesso, noi simuliamo che sia roventissima. Rovente. Mamma mia, ragazzi, fuoco totale. Abbiamo qua le nostre incredibili invenzioni. Allora, allacciamo. Ah, anche il nodo. Eh beh, giustamente. Mamma mia, vecchio, cosa sto vedendo. Eccole qua, ragazzi. Oh, prova a camminare. Oh, oh, funziona. Attenzione, sono leggerissime. Allora, per ciabattare, ciabatta, cioè, c'è da dirlo. Io pensavo facesse più schifo, che non è così male. Ragazzi, abbiamo scoperto delle nuove calzature. Facciamo un test di corsa. 3, 2, 1, via. Perché funzionano queste robe? Ma cioè, io sono sorpreso che sono rimaste attaccate. Ma infatti! Cioè, ragazzi, queste ciabatte sono sopra ogni aspettativa. Nel momento in cui si va su un suolo un po' più rigido, i bitorzoli sotto la calzatura effettivamente si fanno sentire, però non sono così tanto scomodi. Ci manca solo che con queste riesci a camminare sull'acqua. Quello sarebbe il culmine. Cioè, io sono veramente sorpreso. Sono comode, ti giuro. Quindi life hack approvato. Eccoci qua. Prendo un bancale, un barile gigante. No, no, cos'è sta roba? Secondo me si sta creando il divertimento assoluto, no, di questa estate. La canoa. Questo è il mezzo di locomozione utilizzato per spostarsi d'estate, ragazzi. Io direi di andare a prendere un po' di attrezzi. Il problema è che non ho trovato un bancale di quel tipo, quindi al posto del bancale ci sono delle assi di legno che dovremo mettere insieme per fare la struttura del kayak. Hai capito? Quindi il punto è mettere queste cose così e creiamo quella sorta di struttura che c'ha nel life hack. Allora, la botte dovrebbe essere più lunga di questa roba perché così c'è sopra. È giusta la dimensione. Ma come fa uno a stare qua dentro? Ma ci stai, scusa, con le gambe ti accartocci un attimo? Ho i miei grossi dubbi, ma vedremo. Allora, niente, teniamo così e avvitiamolo. Oh, stai avvitando tutto te perché ti senti in colpa per non aver fatto nulla con la stanza segreta. Ma non è vero, io ho fatto un botto, solo che ero quello che registrava per la maggior parte del tempo. No, vecchio, i commenti parlano chiaro. Ma tutti no, quanti hanno detto che te non hai fatto nulla. Questo non è giusto, non è giusto. Per chi non l'avesse guardato, ragazzi, mi raccomando, andatevi a recuperare il video dove abbiamo fatto una stanza segreta qua sotto casa. Molto figo. Quindi se questo lo mettiamo qua in mezzo, non dovrebbe rotolare. Beh, non mi sembra troppo stabile. Allora, adesso quello che dobbiamo fare è fare l'entrata, quindi la zona in cui tu entri e ti siedi. Com'è che facciamo a tagliare sta cosa? Ah, o con un taglierino. Con un taglio, ma è serio? Secondo me sì, fai un buco col coltello. Hai idea di quanto sia spessa sta plastica? Fai un buco col coltello e poi col taglierino tagli. Prego, voglio proprio vederlo. Facciamo un disegno. Cos'è quello? Quello non è un taglierino. Ma no, io intendo che fai il buco e poi col taglierino. Dopo col taglierino. Ah, allora, sì. Allora è fattibilissimo. Sbaglio o non riesce neanche a fare il buco il signorino? No, dammi un attimo. Ci vorrà un po'. Da uno dici quanto ti senti stupido in questo momento. No, 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 basta, hai fatto. Prego, usare il taglierino. No, vediamo se col taglierino è più facile o no. Sarà sicuramente più semplice. Ok, no, non è facile. Dopo che Fred si è reso conto che non può tagliare col taglierino, ha deciso di passare a dei mezzi un po' più pesanti. Ok, quei mezzi più potenti siamo riusciti a tagliarlo. Oddio, ma sembra... È presente quelli della... La Wacos. I cosi della Wacos, però blu. Ah, cioè sembrano della Wacos. Una faccia. Sì. Oh, facciamogli una faccia. Dobbiamo dargli un nome a questo. Io lo chiamerei Plop. Ma Plop mi dà l'idea di... Plop è il suono che fa la cacca. Esatto. Quando cade nel cesto. È un caga sotto. Quando fa... Lui è sempre disperato, quindi è un caga sotto, quindi è Plop. Ora dobbiamo mettere i labroni a Plop. Ma qua c'ha il labbro screpolato. Guarda qua! Plop! Ma non ci credo! Devi entrare dentro Plop. È nato da 2 minuti e già deve avere i miei sudici piedi. Plop! Oh, mi dispiace, Plop! Questo video non doveva finire così! No, ma non ci entrerò mai, vecchio. Ma com'è possibile? Ok, fallo te, fallo te.
Oddio, ma scivola un sacco. Come fai a entrare? Devi mettere le gambe dentro. No, non lo so. Ma come ha fatto a entrarci con la tipa? Non ci stai. Noi dobbiamo pensare all'incontrario. Tu questo me lo devi mettere addosso. Dammi la mano. Ma cosa sta succedendo? Eccomi. Vecchio. Aspetta. Ecco. Zitto zitto. Oh. Zitto zitto. Effettivamente ha senso come tecnica. Il punto è le tue gambe non riesci a piegarle, cioè rimangono sempre fuori. Ma non riesci a mettere secondo te? Vedo che ci sono un paio di zampe di troppo. Cacchio. Scusate, Nicola ci sta. Nicola non è felice di questi commenti. Ok, e questo, tranqui. Sì, io, tipo, ok, mi ruoto di così, forse. Cos'è? Mettere le ginocchia all'interno. Ma che ginocchia? Come fai a mettere le ginocchia all'interno? Ce la farò. È riuscito a far entrare un ginocchio sul serio. Non so se riuscirò a uscire in questo. Allora, mi serve che tu dici che lo stai facendo per la tua volontà e non ti stiamo costringendo. Ragazzi, aiuto. Dai, che lo stai. Okay. Oddio. Oddio. No. C'è riuscito. C'è riuscito. Sono comodissimo io. Ma da Dio ci sta. Sono in ginocchio. La ginocchia qua è così, no? No, però allora è vero. Se riusciamo a fare questo movimento allargando un po' la bocca, ci riusciamo. Oh mio Dio, Flop! È disperatissimo adesso! Ancora più disperato! Rifacciamo il lifting a Plop. Plop, stai fermo. Eccala. Allora, magari adesso ci entro più facilmente. Allora, tu ti mettevi così. Esatto, un po' in obliquo. Fai entrare le ginocchia. Okay. Eccolo, eccolo. Poi l'altro. Ed eccolo qua, il professionista. Ci sto. Eccolo là. Vedendo la difficoltà nell'uscire, diciamo che lo proveremo solo in acque molto molto basse. Sai dove possiamo andare? A fianco al collega. Qual è il posto migliore per testare un'imbarcazione se non a fianco a un relitto? È il momento di mettere in acqua al mezzo. Ma che io come faccio a salire? Già è difficile salire su sta cosa. Madonna, ma è pieno di onde. Vediamo se galleggia innanzitutto. Oddio, no, vecchio. No, è che io ho paura che affonda sta roba. Devi crederci. Io non ci credo per nulla. Ma come fai a salire qua? Cioè, so. Era facile prima perché eri per terra. Cioè, pesi il tri... No, no, è per terra. Adesso siamo tutti come Plop. È che devo essere velocissimo. Vabbè, ti piede dentro. Devo aspettare il momento opportuno. Il momento in cui non ci sono onde. Palazzo. Vecchio. Eccolo. Okay. È entrato? Ok. Ok. Arriveremo. Vecchio. E come faccio? E come va? Vecchio, basta, è arrivato lo tsunami. Devo sfruttare il momento dell'onda. Vai, Eva. Ora. Vecchio, bravo! Che onda! Sei schifo! Si muore, che mi dà! Che è un fallimento! Allora, questo in realtà non è proprio un life hack estivo, ma è talmente stupido che te lo devo far vedere assolutamente, ok? Ok. Questo è il metodo per tagliare la cipolla e non avere problemi, capito, nel mentre. Ah, il gas della cipolla, tipo per esatto. Non piangere. No, cosa... Lo scotch in testa. Lo scotch sulle sopracciglia e sui capelli, in modo da coprirsi gli occhi. Secondo me 5 minutes sta impazzendo. Cioè, non sono più life hacks questi, sono... Cosa sono? Cosa serve? Ma neanche lo guardi e dici è utile. Lo guardi e dici sul serio farlo? No, io non voglio farlo. No, no, adesso ti vado a prendere il materiale necessario. Eccolo qua. Bel pezzo lungo perché deve andarti intorno alla faccia. Momento della verità. No, ma mi strappa anche le ciglia a me. Vai. Eccolo. Eccolo. Perfetto, ragazzi. Non è assolutamente affannato e ci vedo benissimo. Eccoci qua, ragazzi. Il nuovo chef, ma poi non funziona. Cioè, sotto qua è tutto aperto. Quindi mi entra. Ascolta, ascolta, perché tu arrivi già alle conclusioni? Eccoci qua, il taglio della cipolla. Ma che io non mi sta. Cioè, sul serio, non mi viene da lacrimare. Sento l'odore della cipolla, ma no. Quindi, se effettivamente non ti viene da piangere, vuol dire che un po' funziona. Ragazzi, miracolosamente, sta roba funziona. Non capisco come sia possibile, però. Va. No, aspetta, adesso effettivamente. Adesso un po' sento, eh. No, 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 adesso comincio a sentire. No, adesso lo sento. Se voi andaste nella cucina di un ristorante e vedeste lo chef ridotto così, cosa pensereste? Oh, posso togliermi sta roba, ti prego? C'ho gli occhi che mi stanno lacrimando e c'ho lo scotch addosso. Vabbè, vai, togli.
Ah, oh, si sta togliendo. Che faccia. Dai, si è tolto. Si è tolto? Sì. Non mi ha fatto neanche male, faceva schifo sto scorso. No, comunque no, non funziona. All'inizio non mi faceva niente, ma perché non mi avrebbe fatto niente comunque. Allora, si siede su uno sdraio per mettersi la crema solare, l'olio abbronzante, quello che è. Però è finito. Plot twist. Come si risolve? Chiaramente con la panna. E se la mangia. Ma cosa vuol... Non puoi essere seria. Ma cos'è? Non puoi essere seria. Perché la panna? Si protegge dal sole, quella panna montata. Vecchio, lo fai tu. Lo fai tu. Io non lo faccio, lo fai tu. È arrivato il momento di prendere il sole. Cavolata. Voi immaginatevi andare in spiaggia, no? Che già siete un po' umidicci, c'è caldo. E in più vi dovete mettere la panna addosso. No, vecchio. Che schifo. Dai, ma stai sbrodolando ovunque. Sì, ma vecchio, non posso andare in giro così. Cioè, senti che odore? Sassa di panna montata. Mettimela un po' sulle mani, un bel po'. Ok. È impazzito. Cioè, io non capisco cosa tu stia facendo. No! Vecchio, ma tu ti rendi conto dello schifo che hai toccato, il tuo sudore? Ragazzi, io mi dissocio. Io non posso più aprire gli occhi. Dammi dell'acqua. Ma come dire dammi dell'acqua? Vai nel lago. Leccamela via dagli occhi. Mi sento di dire che non è la cosa migliore da fare per non scottarsi. Ma ce l'ho ancora in faccia. No. Sei a posto. Ragazzi, ottimo life hack. Ragazzi, adesso vi mostrerò il life hack estivo per eccellenza, ovvero come gonfiare velocemente i gonfiabili. Infatti, come possiamo vedere, la ragazza ha preso un phone, ha preso il beccuccio del ketchup e niente, il resto direi che è autoesplicativo. Quindi ho preso un po' di materiale io qua e direi che andiamo a testare questa cosa. Ovviamente ci serve una presa, vediamo se funziona il phone. Perfetto. Ah, controlliamo se è della giusta dimensione questo effettivamente. Cioè ci sta qua sopra. Perfetto ragazzi, perfetto. Prendiamo il gonfiabile e vediamo se questa cosa funziona o meno. Io ho dei grossi dubbi sinceramente. Devo tenerlo perché sennò vola via questo coso. Lo metto nel beccuccio. Madonna, è difficilissimo. Non capisco se sta funzionando bene. Sembrerebbe di no. Ma esce l'aria dal lato. Ah, esce da qua l'aria. Ma è calda? E io sto tenendo il freddo. Madonna, è caldissimo! È per quello che ho detto! È un botto caldo! Bene, direi che non funziona. Adesso farò vedere a Fred un life hack che lui non ha ancora visto. Eccolo qua. C'è un materassino. Ok, c'è una ragazza su un materassino in acqua. E poi vede che sulla spiaggia c'è un tipo con una tenda. Sì. Cosa fanno? Dicono, no, dobbiamo unire le forze. Ok. E quindi creano un materassino con sopra una tenda. Questa qua è tipo la zattera definitiva, il materassino definitivo. E vuoi dirmi che lo mettono in acqua? Non ci credo. E questo è il gonfiabile definitivo. Quindi tu puoi stare sull'acqua e sei dentro una tenda. Una tenda acquatica. Io penserò alla tenda mentre Fred pensa al materassino. Ma che è abnorme sto robo. È matrimoniale in teoria. Sembrerebbe gonfiarsi. Cosa vuoi col tuo bastone? Perché non bucarmi il materassino? Montare sta roba. Io ho gonfiato il materassino. Dai, ma che casino è sta tenda? Ma non è una di quelle che devi agganciare per terra? Sì. E come facciamo a metterla sopra? Vabbè, la facciamo così. E guarda qua. Così e qua così. Fatto! Quindi abbiamo tutto il necessario. Vediamo innanzitutto se stanno una sopra l'altra. Oh! Dimensione più che dimensione corretta. Perfetta. Direi di testare. Andiamo. Galleggia? Galleggia. Questo già è un ottimo risultato, devo dire. Vai, entro prima io? Vai. Oddio. No, vecchio, qui... No, qui dentro ti viene il voltastomaco. No, vecchio, ti viene il mal di mare. Ma perché non vedi l'esterno? Sei bloccato qui dentro, non vedi l'esterno, ti muovi. Sembra che ci sia un terremoto costante. È sicuramente meglio di Plop. Plop è imbattibile a livello di schifosità. Vai, prova a entrare. Prova a entrare anch'io. E prima che ci sbattiamo arriva. Ma dove siamo? Dove siamo? Sto per cadere all'indietro. Perché c'è così tanta acqua qui dentro? Non capisco. Secondo me lì dietro tu sei in acqua. Non riesco a stare in equilibrio, vecchio. Sono le onde. No, sei tu. Raga, qui dentro c'è un caldo bestiale. C'è il pavimento che è sto nylon nero che fa una cappa qui dentro. No, cioè è invivibile. Eccoci qua, ragazzi. Pirati del lago di Gaza. Ragazzi, questa è la situazione attuale. Molto, molto male, devo dire. Bene ragazzi, noi speriamo che il video vi sia piaciuto. In tal caso, mi raccomando, iscrivetevi al canale, aiutateci ad arrivare a 2 milioni di iscritti. Importantissimo. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao.